Salve a tutti, io sono Pegaso Uriagian, vincitrice della borsa di studi Rotary Ambasciatori per il 2012-2013. Questa era una breve presentazione sulla mia esperienza come ambasciatrice Rotary a Boston, nello specifico per fare un anno di studi ad Harvard. La borsa di ambasciatori è stata istituita nel 1947 e da allora ha dato la possibilità a più di 40.000 borsisti di fare un'esperienza all'estero. L'obiettivo è la promozione della comprensione internazionale e il tema rotariano di quest'anno, nello specifico, è stato Peace Through Service, pace attraverso il servizio. Un po' di me, io sono una dottoranda in studi del Medio Oriente all'Università di Oxford, in cui mi occupo di dibattito intellettuale nell'Islam contemporaneo in rapporto all'Europa. Grazie alla borsa Rotary ho avuto la possibilità di trascorrere un anno l'anno scorso come Visiting Fellow al Center for Middle Eastern Studies all'Università di Harvard, e possibilità che mi è stata rinnovata in quanto anche quest'anno sarò Visiting Fellow sempre allo stesso centro, e in più contribuendo anche all'insegnamento, sarò TA quest'anno per alcuni corsi all'università. L'esperienza a Boston e a Cambridge. Boston è considerata una delle città europee d'America, con 640.000 abitanti, quindi neanche troppo grande. Rappresenta forse la combinazione giusta tra le possibilità che una città può offrire in America e una vita piuttosto tranquilla, dove poter effettivamente studiare. È considerato uno dei maggiori poli universitari, forse il polo universitario, con 58 istituti di istruzione superiore, tra cui Harvard ed MIT, che si trovano a Cambridge, al di là del fiume. La vita ad Harvard è stata sicuramente un concentrato di esperienze, alcuni bisogna devo dire anche molto forti. Nel corso di un anno ci sono stati eventi che, da quello che mi dicono le persone che hanno vissuto a Boston, non sono accadute neanche in decenni, gli ultimi decenni. L'uragano Sandy, appena arrivato, seguita dalla bufera Nemo, e qui ci sono alcune foto di praticamente le macchine interamente coperte dalla neve interrate. È la tragedia delle bombe alla Boston Marathon. Tutto ciò ha contribuito a mettere in prospettiva molte delle esperienze che avevo avuto in passato. Per quanto riguarda la vita ad Harvard, di per sé è stata ovviamente un'esperienza eccezionale, non solo per le possibilità che l'università fornisce, la biblioteca è una delle più fornite al mondo, ma anche a livello di dibattito intellettuale che si può ottenere sia attraverso le lezioni con grandi nomi delle varie discipline, professori che sono presenti là, ma anche al di fuori delle lezioni, molti degli incontri con altri studenti, i dibattiti che sono stati fatti anche con altri fellows, sono stati veramente molto arricchenti. Ma quest'anno non è stata solo vita accademica, è stata anche una grande esperienza per conoscere realtà diverse, viaggiare, sono riuscita ad andare a Boulder, in Colorado, e a Denver per una conferenza, ma poi mi ha dato anche la possibilità di visitare un po' il Colorado, e la foto che vedete in basso a sinistra è uno dei paesaggi che si possono trovare a Boulder. Ma anche altre possibilità, come vedete la foto in basso a destra è una parte del gruppo dell'Harvard Italian Society. Sono stata coinvolta come vicepresidente dell'Harvard Italian Society quest'anno. E ci siamo dati da fare in questo senso per la promozione della cultura italiana ad Harvard, ma anche in Boston in generale. Per quanto riguarda invece la vita da ambasciatrice Rotary, il ruolo dell'ambasciatore è quello di portare testimonianza del proprio paese d'origine e poi anche una volta che si ritorna del paese in cui si è stati ospitati, con l'obiettivo appunto di un dialogo tra paesi e culture. In questo senso è stato forse abbastanza strumentale, importante l'incontro che abbiamo avuto all'inizio dell'anno scorso, il Northeast Link, in cui c'è la foto dei partecipanti, che era un incontro d'orientamento in cui ci hanno spiegato, appena arrivati, qual era appunto l'obiettivo della borsa, come cercare di sfruttare al meglio questa possibilità che c'era data. Ognuno di noi poi è stato
abbinato ad un così chiamato host counselor, che è una persona nel paese ospitante che ha il ruolo di in qualche modo essere presente, punto di riferimento per ognuno degli scholars. Nel mio caso, il mio host counselor era Robert Mansfield, con cui sono in contatto ancora adesso. Il mio club di partenza era il club di Maestre Venezia, mentre qua sono stata affidata al club di Cambridge. E tra i ruoli che noi durante l'anno avevamo era quello di fare un 10-15 presentazioni in cui parlavamo della nostra esperienza, del nostro paese d'origine, proprio sempre con l'obiettivo del dialogo interculturale. In alto a destra c'è una delle foto delle presentazioni che ho fatto con la presentessa di uno dei club di Boston. In basso invece era molto interessante perché è una foto che ho scattato all'aeroporto di Denver, in Colorado, in cui nello shuttle c'era una foto, una pubblicità del Rotary, che dice Business Owner, Father, Hunger Fighter. Che ho pensato un po' un simbolo di quello che è una delle varie realtà dei Rotary, quindi un businessman, un padre, ma anche una persona che combatte la fame. Prima di passare ai ringraziamenti, volevo solamente riassumere quella che forse è stata la grande lezione che ho ricevuto quest'anno, ovvero l'importanza di superare gli stereotipi e di capire che le cose sono molto più complesse di quello che possono sembrare da lontano. Alcuni aspetti, poi una volta che si conosce questa complessità, ci possono essere degli aspetti che ci piacciono di più o degli aspetti che ci piacciono di meno. Ma è proprio in questa complessità che secondo me si trova la bellezza del mondo in cui viviamo. Ed il viaggio e la conoscenza sono strumenti fondamentali in questa scoperta. La borsa Rotary ha sicuramente come cuore proprio questa volontà di conoscenza e di scoperta tramite l'esperienza e il viaggio. E con questo concludo ringraziando il dottor Alessandro Parolo, past governatore del distretto in 2060, il dottor Giancarlo Vesco, che è il mio rotariano sponsor, il Club Maestre Venezia, che è il mio club sponsor, e per l'organizzazione di questa presentazione il dottor Ezio Lanteri e il dottor Livio Isel, che hanno avuto molta pazienza e molta gentilezza nell'aiutarmi con le varie parti tecniche di questo, ma soprattutto grazie a voi tutti. Un buon proseguimento dei lavori e a presto.